Ehi hey, ciao da Italo e grazie per il tuo interesse in questo audio che vuole essere il mio piccolo contributo affinché insieme cerchiamo di capire cos'è che sta uh, succedendo o apparentemente sta per succedere nel mondo in questo appena cominciato aprile 2012. Questo audio è stato registrato il 3 aprile 2012 e contiene apparentemente informazioni <ride> importanti e anche urgenti. Parleremo insieme di un piano, parleremo di un piano apparentemente in corso di svolgimento. Per arrestare migliaia di membri di un'organizzazione criminale per mancanza di espressioni più esatte, un'organizzazione uh, criminale internazionale che controllerebbe e dominerebbe il mondo da almeno cent'anni, secondo alcuni 300. Parleremo delle origini di questo piano, parleremo delle fonti da cui traggo questa informazione. Parleremo dei crimini di cui una oligarchia mondiale si starebbe macchiando da decenni, se non da secoli impunemente parleremo delle informazioni filtrate pochissimi giorni fa mh, da un um, informatore appartenente ai gradi più alti dell'esercito degli Stati Uniti d'America parleremo del motivo per cui queste informazioni sono state rilasciate e questo accadeva appena quattro giorni fa nel momento in cui registro parleremo del motivo per cui nessuno in Italia sembrerebbe sapere ancora nulla di quanto potrebbe succedere nel mondo nelle prossime settimane. Parleremo di un incredibile incidente di percorso, inaspettato, che ha fatto o sta per far scattare un'operazione di arresti di massa che è in corso di progettazione da 33 anni. Parleremo della sequenza di eventi che potrebbe portare all'arresto di migliaia di persone che da decenni compirebbero crimini contro l'umanità, <coughs> scusa, e parleremo di come eh, poterci preparare noi stessi, e le nostre famiglie, a queste giornate turbolente che potremmo dover affrontare fra poche settimane, se non addirittura fra pochi giorni. Ora un breve, una breve premessa, uh, uh, quello che sto per raccontarti è una sorta di anteprima di quello che potrebbe succedere nel mondo nelle prossime settimane, che poi questo stia per accadere realmente ed esattamente proprio secondo il piano che io sto per esporti questo non lo so e questo per me non è il vero punto della questione il vero punto cruciale della questione di quello che sto per dire è che probabilmente siamo all'inizio della fine di un sistema profondamente corrotto e che probabilmente il semplice fatto che si parli di ciò di cui stiamo per parlare insieme oggi significa che anzitutto c'è una consapevolezza sempre maggiore del fatto che il mondo è controllato e dominato da una cricca internazionale di delinquenti pericolosi e antisociali in secondo luogo che anche a livelli più alti e parliamo di quelli che non appoggiano la cosiddetta organizzazione criminale ehm, anche a questi livelli è maturata la consapevolezza che come si dice il troppo è diventato troppo quando il troppo è troppo poi c'è qualcosa che scoppia e non se ne può proprio più e infine è come se sta maturando la consapevolezza stanno maturando i tempi probabilmente per affermare che presto o tardi questa cricca di criminali verrà rovesciata verrà arrestata verrà processata proprio come i tempi di norimberga per crimini contro l'umanità ok Um, vediamo più da vicino di cosa stiamo parlando. Um, stiamo parlando di un piano, ripeto, apparentemente in corso di svolgimento, un piano che ha per protagonisti niente poco di meno che il pentagono militari dell'esercito statunitense sia in servizio attivo che in pensione, inclusi veterani di guerra, quelli che noi chiamiamo reduci, membri del servizio civile, perfino vigili del fuoco, volontari. È un piano che ha per eh, oggetto la rimozione dagli incarichi e l'arresto in massa di una cricca criminale che si sarebbe impadronita delle istituzioni politiche, bancarie, economiche, finanziarie a livello mondiale, allo scopo di, cito qui parola per parola uno dei siti da cui sottrendo eh, queste informazioni, allo scopo di ripristinare la Costituzione del nostro Paese. Uh, continuo a leggere, continuo a citare, questa operazione include attualmente 10.000 persone in servizio attivo, inclusi generali e ufficiali americani di altissimo grado. E la scadenza per l'avvio di questa operazione è attualmente fissata per questo mese di aprile 2012. Obiettivo principale di questa operazione è quella di rimuovere tutti questi criminali, sto leggendo, eh, non sto improvvisando, sto leggendo questo sito di cui poi ti darò anche l'indirizzo, Uh, un sito di veterani di guerra americani. Lo scopo è quello di rimuovere tutti questi criminali dai loro incarichi nel modo più pacifico possibile. Quindi in breve, uh, in breve, cosa sembrerebbe? Dov'è la notizia? E uh, ampie parti dell'esercito degli Stati Uniti d'America, ai più alti livelli, hanno preso coscienza che le istituzioni politiche, bancarie, economiche e finanziarie sono occupate da una Cricca criminale altamente organizzata, e queste parti dell'esercito, anche ai più alti livelli, per obbligo morale nei confronti del loro giuramento di fedeltà verso la Costituzione americana, sono adesso determinati a rovesciare questa struttura di potere illegale e criminale. Allora, a questo punto, devo fare una premessa doverosissima sul, sul, sul mio ruolo e sulla mia funzione. Nel riportare questa informazione. In questo momento, e qui voglio essere chiarissimo al costo di ripeterlo 30 volte. Il mio compito è, questo, è quello di riportare quello che sta accadendo, o quello che starebbe accadendo, secondo queste fonti di informazioni, e creare una discussione con te, con tutti gli ascoltatori, su temi di cui in Italia complice la come chiamarla? La censura di fatto di tutti gli organi di informazione, nessuno escluso, è dal più di destra al più di sinistra, nessuno escluso. Complice questa censura di fatto, chiamiamola così, è complice il fatto che gli italiani parlano pochissimo la lingua inglese, sembra che di queste cose in Italia non si possa parlare e non ne parli nessuno. Quindi, mentre io riporto da reporter queste eh, informazioni, non esprimo nessun giudizio in merito. E um, si tratta di informazioni così grosse, così nuove, che, francamente, chiedo anche a te di sospendere il giudizio su questo. So che noi siamo, in quanto esseri umani, e soprattutto in quanto italiani, siamo molto bravi a giudicare, criticare, a dire la nostra. Siamo portati subito a dire: ecco, per un attimo sospendiamo il giudizio. Per un attimo, lasciamo, facciamo finta che non ci interessa se questa cosa è giusta, fra virgolette, o meno. Facciamo finta che non ci interessa se è giusto che siano dei militari. Se lo chiede a me. Ti potrei anche dire che lo troverei ingiusto, ma e la mia opinione è irrilevante. Eh, se è giusto o meno giusto che siano militari dell'esercito a deporre una cabala di oligarchi, così come la definiscono, che sta dominando il mondo, piuttosto che un'azione pacifica, democratica, popolare o qualsiasi altra cosa, chiamala come vuoi. Per il momento non entro, non entriamo in queste in questo, uh, opinioni, manteniamoci ai fatti. Limitiamoci a cercare di scoprire cos'è che sta succedendo. Quindi io non riporto le opinioni di nessuno, non faccio il tifo per i militari, non faccio il tifo per gli informatori da cui arrivano queste informazioni. Uh, se vuoi sapere la mia opinione personale è che se un gruppo di criminali sta veramente governando il mondo... Uh, 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 così come sembra, in maniera assolutamente scriteriata, e questo è un eufemismo: che questi vengano arrestati in massa e trascinati di fronte a un tribunale per rispondere ai propri crimini, a mia umile opinione, mi sembra uno sviluppo interessante della storia contemporanea. Per tirla tutta mi sembra un pezzo di storia. <ride> ancora più importante delle, delle due guerre mondiali che abbiamo vissuto, ancora più importante del ne so, dell'ascesa del crollo di Hitler, fra l'altro, uno dei capi di accusa. Contro gli oligarchi criminali, è proprio quello di aver creato e finanziato sia Hitler, sia la rivoluzione bolscevica, sia Stalin, sia l'entrata in guerra degli Stati Uniti d'America, sia qualsiasi azione guerra fondaia su questo pianeta da almeno cent'anni a questa parte, di averne finanziato tutte le parti indistintamente allo scopo di favorire la guerra. Mm, chiudo parentesi e chiudo questa divagazione. Um... Diciamo che eh, in questo momento c'è una specie di moda online molto diffusa: milioni di persone online siamo abituati a fare questo. Uh, siamo abituati nel negare qualsiasi cosa ascoltiamo, dicendo: Questa è sicuramente una menzogna, questo è sicuramente depistaggio. È sicur e questo non lo posso certamente condannare, questo uh, primo impulso, perché questo dipende in larga misura dalla gravità del modo in cui i mezzi di informazione ci hanno mentito fino ad oggi. Però ecco qui, ripeto, lo scopo non è in questo momento, ripeto, atteniamoci ai fatti, sospendiamo il giudizio, il giudizio lo formuleremo dopo. Cerchiamo di scoprire insieme cosa sta succedendo. Questo è il mio unico intento. Um, sto per raccontarti una storia, la storia di questo piano, uh, così come sorta e così come si sta sviluppando. Ti faccio delle premesse, senza, senza le quali queste premesse potrebbero essere ovvie per chi è nato e cresciuto negli Stati Uniti d'America e. Uh, ha respirato fin dalla nascita uh, l'ambiente uh, americano, il modo di ragionare degli americani e così via. Credo che per un italiano che ascolta questo ci sono delle premesse da chiarire che se uno non le capisce um, potrebbe avere difficoltà nell'interpretare quello che sta accadendo. Uh, premessa numero uno, uh, che ti piaccia o meno, che ci piaccia o meno, per il popolo americano il concetto di libertà con la L maiuscola è molto molto importante. La libertà, freedom, liberty, Uh, è il valore principale su cui è stato, innanzitutto, il valore principale con cui è stato, come si dice, abitato, colonizzato il continente americano, erano persone che scappavano dalla vecchia Europa opprimente in cerca di libertà, anche individualmente, voglio dire. Poi la libertà, freedom, o liberty, è il valore principale della Costituzione americana, e la libertà, freedom, o liberty, per gli americani è una cosa seria. È una cosa quasi sacra. Premessa. A prescindere da quello che oggi è diventato l'America, e su questo che te possiamo essere d'accordo, o meno. Premessa numero due: sospende il giudizio. Sospende il giudizio. Premessa numero due: per i militari americani, la fedeltà alla Costituzione è molto importante. Contrariamente a quello che un estraneo potrebbe pensare, gli uomini che comandano al Pentagono non sono necessariamente guerrafondai, sono persone di vecchio stampo, proprio alla John Wayne, per intenderci, si è, si è visto quei vecchissimi film western in bianco e nero, che hanno giurato sulla Bibbia fedeltà alla Costituzione. E per loro questo giuramento loro lo prendono molto seriamente. Sono persone che rifiuterebbero senza esitazione di scatenare un attacco nucleare anche se venisse chiesto loro dal Presidente della Repubblica in persona. Sono persone, parlo dei militari degli Stati Uniti, che in molteplici occasioni hanno rivoltato le armi contro i loro stessi ufficiali, in Vietnam per esempio, dicendo no, caro amico, noi questo non lo facciamo. Ti parlo di radere al suolo villaggi indifesi, eh, rappresaglie contro i civili e così via. La storia del Vietnam è piena di episodi come questo. Um, eh, inoltre c'è una parte del giuramento dei militari che proibisce loro di eseguire ordini che vanno contro la legge e contro la coscienza. Ci sono ordini legittimi e ci sono ordini illegittimi, fra cui quelli di aggredire dei civili. È un uno dei doveri del soldato è quello di saper distinguere fra un ordine legittimo e uno illegittimo, e il soldato ha il diritto di non obbedire a un ordine illegittimo. Lawful and unlawful è il termine americano che io ho tradotto come legittimo e illegittimo. Um, una parte del loro giuramento impone anche a loro di difendere la libertà del paese e la costituzione da ogni nemico esterno o interno. Quindi, questa premessa importante sul ruolo che mh, sembrerebbe star giocando, giocando l'esercito americano nello sviluppo degli eh, mh, attuali eventi. Altra premessa, eh, senza la quale non potremmo capire bene di cosa stiamo parlando: il governo federale americano, così come lo conosciamo oggi, è largamente incostituzionale. Tanto per darti un'idea, la costituzione originaria con questa, i, i, dei 13 stati originari che sono riuniti per formare gli Stati Uniti d'America non prevede neanche l'imposizione di tasse, non prevede organi federali, non prevede polizie federali, mentre quello che è successo oggi, in maniera largamente al di fuori, se non contro la costituzione, è un apparato mostruoso e gigantesco, federale, che controlla la vita di ogni persona, Uh, personalmente viaggio negli USA con una certa, per motivi personali, eh, con una certa regolarità fin dal 1988 e l'escalation di uh, violenza e di controllo sui cittadini è diventata assolutamente impressionante viaggiare in aereo uh, negli Stati Uniti è diventato un incubo molto peggiore di quei documentari che vediamo sulla peggiore Germania nazista quindi eh, parliamo di una ingerenza nella vita e nelle libertà, delle libertà di spostamento, libertà di movimento, libertà di pensiero, un'ingerenza nelle, e ripeto, ricorda, la libertà importante per gli americani, eh, un'ingerenza nella vita del, eh, e nelle libertà dell'individuo pesantissima da parte di un governo federale che secondo la Costituzione non do, di una chiamiamola organizzazione federale che secondo la Costituzione non dovrebbe neppure esistere. Uh, ultima premessa. La Federal Reserve americana è completamente incostituzionale. È il centro del nevralgico del sistema bancario americano e non solo. Per dirla tutta, la Federal Reserve non è né Federal né Reserve, come dicono eh, mh, gli oppositori americani. Non è Federal nel senso che è creata e dominata da ricchissime famiglie, quindi è privatamente posseduta da ricchissime famiglie di oligarchi. E non è reserve perché eh, non è riserva di niente perché stampa denaro privo di controvalore, cioè il dollaro americano, senza avere alcun che come corrispettivo collaterale, o come altro lo vuoi chiamare. Quindi il dollaro americano è creato a nulla dalla Federal Reserve posseduta privatamente da una cricca criminale che, ripeto, possiede la proprietà privata della Federal Reserve. Eh, quindi, lo, eh, a, a tutti gli effetti il denaro. Viene stampato da privati e viene rivenduto allo Stato americano non per il valore della carta dell'inchiostro, ma per il valore arbitrario che ci sta scritto sopra un, un dollaro, 100 dollari, 20 dollari e così via. E non solo. Viene rivenduto non solo al valore arbitrario nominale, ma viene rivenduto con gli interessi. E nel caso ti stia facendo qualche domanda e tu abbia qualche dubbio in proposito, la stessa identica cosa sta accadendo in questo preciso momento in Europa. Eh, ad esempio, le tasse che gli italiani pagano servono quasi esclusivamente per ripagare un debito che, anzitutto, è impossibile da ripagare, e, numero due, fin dall'inizio non avrebbe dovuto esistere. Ma qui divaghiamo. Torniamo al nostro argomento principale. Eh, la Federal Reserve, quindi, diciamo, se uno non ci pensa. Se uno appartiene a una specie di, non so come definirla, non voglio mancare di rispetto a nessuno, ma diciamo, se uno appartiene a una sorta di maggioranza pecorona, uno non si pone questi problemi. Ma se uno inizia a riflettere su cos'è, sto parlando dal punto di vista americano, la Federal Reserve e di come viene prodotto il denaro, uno finisce che si arrabbia. Torniamo a noi, torniamo al nostro piano. Quattro giorni fa, mentre registro quindi qualcosa di... Attualissimo, è stata pubblicata un'intervista audio formidabile, a mio parere. Ho avuto la fortuna e il privilegio di poter ascoltare per intero il giorno dopo eh, che è stata fatta e messa online, cioè tre giorni fa. Um, parliamo di eh, informazione come posso dire, sulla linea di confine dell'attualità più estrema. <ride> L'intervista è stata pubblicata da David Wilcock, autore, ricercatore, speaker americano, molto noto principalmente in circoli New Age e spirituali. David Wilcock intervista un informatore eh, che si fa chiamare Drake, e evidentemente si fa chiamare con un pseudonimo Drake ed è molto attivo in un sito uh, chiamato freedomreigns.us. Uh, Reigns come voce del verbo regnare, terza persona singolare, freedomreigns.us. E in questo sito ha anche una trasmissione radiofonica settimanale, periodica. Questo Drake, um, dunque, il... il, il, il la cornice degli eventi è che le uniche persone che finora hanno parlato apertamente di quello che stiamo parla per parlare adesso sono David Wilcock, l'informatore Drake e uh, una terza persona Benjamin Fulford che per ora mettiamo da parte non ci sarebbe il tempo di parlare di tutto ciascuno di loro ciascuno di questi tre su organi indipendenti con fonti di informazioni completamente distinte e separate fra di loro, stanno dando una serie di informazioni eh, altissimamente congruenti fra di loro. E adesso, quando David Wilcock intervista Drake, eh, questo Drake, in tre ore di intervista, Tre ore di intervista interminabile rovescia una tale quantità di informazioni sull'ascoltatore da non lasciare addito ad alcun dubbio sul fatto che si tratti effettivamente di un militare di altissimo grado attualmente in pensione. Cosa che David Wilcock, l'intervistatore, aveva avuto modo di verificare personalmente oltre ogni dubbio. E vabbè, le mie opinioni personali qui non contano, potrei. Riflettere che David Wilcock non mi sembra persona da buttare alle ortiche la propria credibilità, ma ovviamente tutto è possibile. Qui non stiamo, uh, non stiamo ancora giudicando, stiamo sospendendo il giudizio. Parliamo di questo Drake, uh, secondo lui, secondo Drake, la sua carriera militare ha compreso il Vietnam, la gestione di armamenti nucleari e i più alti livelli di autorizzazione all'accesso alle informazioni segrete. Drake è stato coinvolto direttamente o indirettamente in tutti gli eventi di natura militare dal Vietnam in poi, ha il controllo, sempre secondo le sue affermazioni, di un vasto network di ex spie del periodo della guerra fredda e di personale sia militare che civile in diverse posizioni chiave. Um, su tutto questo, ripeto, Uh, uh, io sto sospendendo il mio giudizio ti chiedo da una parte di sospendere il tuo giudizio dall'altra di fai le tue ricerche fai le tue ricerche online inizia da Drake inizia da Freedom Reigns la libertà regna punto, US, punto US. inizia da lì cerca David Wilcock cerca Benjamin Fulford purtroppo sono informazioni esistenti solo e esclusivamente in lingua inglese fai le tue ricerche online ci vuole molto tempo, ci vuole molta pazienza, ci vuole certamente la conoscenza della lingua inglese, ma non credere a niente di quello che ti sto dicendo io per il semplice fatto che te lo sto dicendo io. Per favore, fai le tue ricerche indipendenti online. Non penso che possiamo delegare a nessuno la responsabilità di ricercare e comprendere quello che sta accadendo nel mondo intorno a noi. Certamente, non ti chiedo di delegare questa responsabilità a me. Veniamo all'inizio della storia, che è anche l'inizio uh, dell'intervista di Drake eh, che Drake rilascia a David Wilcock. Um, inizia mm, uh, Drake precisando che uh, quello di cui uh, uh, si parla non è un gruppo organizzato e gerarchizzato, non esiste un database che includa tutte le persone coinvolte. Um, mm, mm, è Esiste un enorme network di unità largamente indipendenti le une dalle altre che si muovono nella stessa direzione e nessuno conosce esattamente i nomi di tutte le altre persone e tutte le altre unità coinvolte, però allo stesso tempo si muovono nella stessa direzione e nascono in ambito militare. Già questo dovrebbe darti un'idea del livello di esasperazione a cui certi ambienti, in questo caso quelli militari, stanno arrivando. Nel corso degli ultimi vent'anni questo gruppo, uh, questo gruppo, chiamiamolo gruppo che anche se Greg, Greg Drake dice non è un gruppo, um, uh, ha raccolto una quantità di prove monumentale sui presunti crimini di questa presunta organizzazione delinquenziale uh, che sarebbero responsabili di Esempio, tentativo continuato di scatenare una terza guerra mondiale e fabbricare artificiosamente qualsiasi pretesto pur di riuscirci. E tieni presente questi sono i militari che parlano. Questo dovrebbe darti idea del perché dell'esasperazione dei militari spediti ai quattro angoli del pianeta a fare guerre per interessi privati che loro stessi non comprendono. Parliamo di crimini finanziari, come sottrazione illegale di tonnellate e tonnellate di oro dalla circolazione mondiale, parliamo di sottrazione di enormi quantità di liquidità a livello mondiale e poi parlano di crisi, parliamo della soppressione di nuova energia pulita ad altissima efficienza che renderebbe l'umanità indipendente dal petrolio, in grado di accedere a fonti di energia gratuita virtualmente illimitata. Pensa che l'ufficio dei brevetti negli Stati Uniti d'America ha confiscato ad oggi oltre 5.000 brevetti per ragioni cosiddette di sicurezza nazionale, ehm, brevetti che riguardano la produzione o creazione di energia libera, gratuita e virtualmente illimitata. Eh, esiste una, una disposizione illegale anche questa eh, nel governo federale e eh, nell'ufficio brevetti federale negli Stati Uniti d'America per cui se un macchinario ha un'efficienza energetica tale del 70%, che significa se io investo 1 di energia e ricavo 1 di energia, questa apparecchiatura è alla pari, quindi in realtà boh, forse neanche mi conviene usarla, ma se io in questo invento, brevetto, un apparecchio che, in cui investo 1 di energia e il risultato è appena sufficientemente 1,1, questo significa che io ho energia perpetua, energia illimitata, energia infinita, perché questo... Um, uh, spero che gli scienziati non si scandalizzino di quello che sto dicendo e spero di non aver detto una imprecisione um, e comunque la, la, la disposizione probabilmente legale dell'ufficio brevetti federale in questo momento è che se un macchinario è efficiente al 70% quindi neanche 1 a 1 ma meno di 1 a 1 se un macchinario efficiente è efficiente al 70% nella produzione di energia Viene confiscato e appartiene al governo federale e potremmo aggiungere noi viene insabbiato. Uh, questo è, una, è uno dei eh, crimini di cui mh, uh, viene apparentemente incriminato, accusata questa elite criminale. Poi parliamo di soppressione di cure naturali non brevettabili, perché se io invento una cura e questa non è brevettabile, perché è una cura naturale. Se non è brevettabile, nessuno ci guadagna nel costruire nel creare farmaci, nel produrre e vendere farmaci. Quindi tutte queste cure non brevettabili sono state per decenni soppresse e insabbiate, incluse cure del cancro di provata efficacia. Non credere a quello che dico io perché lo sto dicendo io, fai le tue ricerche online. Inizia per esempio da burzinski-movie.com. Burzinski, che parolone difficile, burz con la Z, B, B, U, R, Z, Y, N, S, K, I Normale Movie significa film Movie.com. BerzinskyMovie.com e troverai una storia da. un video, documentario da farti accapponare la pelle sulle vicende legali del dottor Brzezinski e della sua cura di provata efficacia eh, per la guarigione del cancro e di come l'hanno trascinato in tribunale, l'hanno letteralmente rovinato. E di come questo. Um, Procedimento legale ancora in corso di svolgimento. Se mastichi l'inglese, purtroppo ripeto, nulla di tutto questo c'è cioè in italiano. Se mastichi l'inglese, per favore, vai su brzinskymovie.com per un documentario straordinario. In lingua italiana! In lingua italiana dobbiamo ringraziare il nostro Massimo Mazzucco per aver prodotto Cancro, le cure proibite. Ricerca online. Cancro, le cure proibite. È un, un documentario un video estremamente interessante. Fai le tue ricerche indipendenti. Questo è il mio invito, non mi stancherò di ripetere. Fai le tue ricerche, indaga, pensa con la tua testa. Ancora parliamo della soppressione di agricoltura e alimentazioni naturali, in favore di agricoltura e alimentazioni industriali con altissimi livelli di manipolazione chimica e genetica. Parliamo della soppressione di valute, banche e sistemi economici indipendenti. Parliamo della soppressione dei... Tutte le libertà fondamentali dell'individuo e a cominciare dalla libertà di spostamento e di movimento. Um, parliamo della uh, uh, soppressione di qualsiasi forma di trasparenza e indagine sull'operato delle banche centrali e della Federal Reserve. Uh, non è mai stato permesso a nessuno di fare una verifica contabile indipendente della Federal Reserve, e già questo dovrebbe essere illegale. E in più parliamo uh, di piani che non esiterei a definire diabolici, non saprei che altro mh, aggettivo utilizzare, che fanno il paio con il tentativo di scatenare una terza guerra mondiale, piani come sterilizzazione di massa in atto non solo nel terzo mondo e piani come aerei illegali privi di insegne e di riconoscimento che irrorano i nostri cieli con sostanze chimiche ultratossiche per scopi che a tutt'oggi non sono mai stati chiariti. In ultima analisi parliamo di soppressione del progresso, parliamo nella migliore delle ipotesi, di soppressione del progresso e del benessere dell'umanità intera per scopi di lucro e sete di potere fine a se stesso. E parliamo di crimini contro l'umanità di cui presto o tardi questa elite criminale dovrà rispondere. Quindi se finora hai avuto la strana sensazione che dietro questa cosiddetta crisi economica ci fossero delle forze che stanno traendo profitto dalla sofferenza di molti, mh, continua ad ascoltare, perché qui ci potrebbe essere la conferma delle tue sensazioni. Ora veniamo al motivo per cui questo... Eh, già riesco a sentire le domande. Sì, ma perché questo cosiddetto informatore anonimo questo Drake, questa gola profonda, questa talpa, come la vogliamo chiamare, perché proprio in questo momento si è messo a divulgare un'informazione di questo genere contro, su un eh, eh, imminente piano di arresto di massa di eh, oligarchi? Perché? Perché parlarne prima di farlo? Um, Drake, questo lo ripete tantissime volte durante il corso di questa intervista audio, Drake e i suoi colleghi, se così possiamo chiamarli, sono preoccupati soprattutto di tranquillizzare la popolazione affinché quando vedranno, si suppone in televisione, radio e così via, quando vedranno arresti di massa, o probabilmente verranno anche polizia e militari per le strade, e quando vedranno arresti di massa di migliaia di criminali collegati all'elite, fra cui le più alte cariche politiche, bancarie, economiche e finanziarie, e quando verranno, ripeto, la polizia e militari per le strade, la chiusura delle frontiere, degli aeroporti, della possibilità di effettuare transazioni elettroniche allo scopo di impedire la fuga di uomini e di capitali, ebbene Drake e i suoi colleghi eh, sono preoccupati di tranquillizzare la popolazione affinché non si pensi che si tratta di un colpo di stato militare, magari orchestrato da parte degli stessi oligarchi, allo scopo di liberarsi di una serie di prestanomi e capri espiatori e continuare così a detenere il potere che è poi è la prima cosa che io ho pensato quando ho incontrato questa affermazione inevitabilmente la prima cosa che ho pensato è ma guarda un po' gli oligarchi, di leader, gli illuminati chiamali come le vuoi chiamare stanno facendo finta di arrestare se stessi per poi ripristinare la pace del mondo Um, poi ho ascoltato questa intervista e um, non ho ancora raggiunto una conclusione, la conclusione la dobbiamo raggiungere io e te insieme, ecco perché voglio che tu inserisci il tuo commento e anche mi scrivi a infochiocciolamigliona.it, mi dici quello che ne pensi e sono prontissimo a lasciare spazio e voce a chi ha idee, opinioni, chi ha magari informazioni che a me potrebbero essere sfuggite. Non sono un predicatore, non sono un profeta, non ti sto dicendo quello che devi credere. La soluzione è cercare di capire quello che sta succedendo visto che non possiamo contare sui mezzi di informazione di massa ufficiali, nessuno. Dobbiamo cercarlo, dobbiamo cercare di trovarla noi la risposta a questo. Persone che mh, intendono pensare con la propria testa e anche scambiarsi le proprie idee su questo. Um, ok, ok. Uh, Tornando a noi, il motivo enunciato da Drake per la sua uscita allo scoperto è tranquillizzare l'opinione pubblica, la popolazione, quando questi arresti scatteranno, di non pensare che si tratti di una, di una mm, eh, dichiarazione dello stato marziale o di qualcosa che vada contro gli interessi della popolazione. Ora, che io creda in questa versione o okay, che io lo condivida, in questo momento è completamente irrilevante, non mi interessa... Mm, esprimere opinioni a questo proposito. Mm. Ripeto, il mio, il, mio, il mio compito qui è di riportare informazioni preziose che in questo momento le persone di lingua italiana ignorano. Veniamo alle origini di questo piano, sempre secondo l'intervista di Drake a David Wilcock. Le origini di questo piano sarebbero circa 33 anni fa, circa 33 anni prima, Drake fu convocato al pentagono parliamo di una persona come dicevo di, agli altissimi livelli della gerarchia militare Drake fu convocato al pentagono e fu richiesta la sua opinione su un faldone se si dice così che già all'epoca 33 anni fa era di 15-20 cm di altezza che abbozzava un piano per liberarsi da un apparato federale dittatoriale che stava andando totalmente in una direzione al di fuori della costituzione anzi anticostituzionale Interessante come le stesse cose succedono più o meno in tutto il mondo, eh? <ride> Ok. Questo piano non fu mai implementato perché contemplava l'iniziativa dei militari. Che è incostituzionale, e come ti dicevo prima, i militari credono mh, mediamente. <ride> La maggior parte dei militari crede nella Costituzione, crede nel loro giuramento, non intende andare contro i civili, non intende superare gli eh, limiti che si sono dati eh, o che sono dati dai loro, loro regolamenti interni. Ora, aspetta, una precisazione importante. Sto parlando un po' genericamente di militari americani fra virgolette, questo forse può sembrare un po' approssimativo, se non addirittura ingenuo, naturalmente sono perfettamente consapevole e do per scontato e spero che questo sia chiaro, che in ogni organizzazione umana ci sono Persone che la pensano diversamente, in ogni organizzazione umana ci sono individui che si comportano diversamente. In ogni organizzazione umana ci sono le mele marce, le persone con relativamente una buona coscienza o una coscienza migliore. Sicuramente nella storia dell'esercito americano ci sono crimini di violenza inaudita. Sicuramente l'esercito americano in quanto tale come istituzione si è macchiato e si macchia di crimini inauditi. Sicuramente l'esercito in quanto tale è un'istituzione discutibile, non è di questo che stiamo parlando in questo momento. Sicuramente i militari americani in Vietnam hanno bruciato villaggi, persone, uomini, donne, vecchi e bambini col Napalm, senza alcuna pietà. Sicuramente due o tre giorni fa, notizia freschissima, soldati americani sono stati coperti dall'esercito dalle, dall per aver massacrato gratuitamente civili, a volontà in Afghanistan sicuramente soldati americani si sono macchiati di torture orrende e danni di prigionieri di Guantanamo che tecnicamente non sono neanche prigionieri di guerra e quindi eh, già c'è una situazione di illegalità a monte in definitiva eh, diciamo lo do per scontato spero che questo sia chiaro non sto prendendo le parti nelle difese dell'esercito americano ehm, e certamente non sto prendendo le parti di Drake sia perché non lo conosco sia perché tutto quello che ha raccontato e rimane ancora tutto da dimostrare, e sia sì perché tutto quello che dice potrebbe essere vero, ma per quello che ne sappiamo, potrebbe nascondere finalità anche diverse da quelle che lui dichiara. Quello che io sto facendo, e spero che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, è postulare l'esistenza di una fazione, in ogni organizzazione esistono fazioni, in seno all'esercito americano che pensa, come Drake in base alle sue asserzioni, che la difesa della Costituzione e delle libertà individuali sia più importante delle guerre di conquista. Ora, personalmente ehm, non ho motivo di, du di dubitare che una simile frazione, fazione soprattutto dei gradi più alti, esiste o potrebbe esistere, però mh, preciso che quando da ora in poi parlo di militari americani fra virgolette, in generale, che è già di per sé un'imprecisione, mi riferisco specificamente alla fazione che Drake dice di rappresentare, ammesso e non concesso che questa fazione esista. Questa è una cosa che scopriremo insieme. Adesso torniamo al piano originario esaminato da Drake al Pentagono 33 anni prima in base alle sue asserzioni. Questo piano non vide mai la luce. Una fazione voleva intervenire con un colpo di mano militare già fin da allora. Però il consenso generale fu quello che in base alla Costituzione i militari possono intervenire solo in difesa dei civili e solo dietro esplicita richiesta dei civili eh, in loro protezione. Quindi, mh, secondo il racconto di Drake, questo piano non è mai stato messo in pratica e negli anni però questo piano ha continuato a crescere come anche l'insoddisfazione dei militari mandati a combattere. Negli angoli del mondo, per guerre pretestuose, combattute per interessi privati che non sono mai riuscite a comprendere. Questo piano, o meglio, la frustrazione di certi ambienti militari americani, possiamo immaginare, possiamo dedurre che si sia aggravata gravemente, scusa il gioco di parole, quando l'11 settembre 2001. È apparso chiaramente che i militari erano gli ultimi a sapere quello che succedeva, o probabilmente erano gli unici a non sapere quello che stava succedendo. L'11 settembre del 2001: e che hanno subito, parliamo di militari ai massimi livelli, non parliamo di imbecilli, hanno capito subito che non si trattava di un manipolo di arabi dilettanti che avevano imparato a guidare gli aerei sui, giocando ai videogames. Ovviamente l'hanno capito subito. Non solo sono stati ingannati, sono stati depistati il giorno stesso degli attentati alle torri Gemelli. Vi eh, eh, ricordate le esercitazioni dell'aeronautica militare imposte in Canada, cioè lontanissimo dallo svolgimento del, eh, dell'azione sul suolo degli Stati Uniti d'America? proprio era stato fissati in quello stesso giorno, l'11 settembre 2001, quindi erano stati ingannati, depistati e messi in condizione di non poter intervenire, altrimenti in condizioni normali un aereo direttato sarebbe stato immediatamente battuto dall'aeronautica dall militare eh, statunitense. Non solo, probabilmente questi militari hanno ricevuto una sorta di avvertimento mafioso con quella specie di falso aereo, che è caduto sul Pentagono l'11 settembre 2001. Ovviamente sappiamo che l'aereo non è mai stato trovato, neanche pezzi dell'aereo sono mai stati trovati, e che si trattava in realtà di una bomba o di un missile o di qualunque cosa si sia trattato, qualcosa di non ancora identificato, che certamente non era un aereo dirottato e che certamente è finito sul Pentagono senza che una uh, buona parte dei militari ne fosse informata. Um, adesso vediamo invece alla. alla um, al incredibile pretesto, all'incredibile incidente non pianificato che sembra stia per far scattare un'operazione su cui i militari eh, non vedevano l'ora di poter mettere mani già da tantissimi anni. Uh, Drake si è presentato come un fanatico appassionato, studioso di legge, di diritto così come anche uno studioso fanatico appassionato delle libertà individuali e delle libertà or originarie garantite dalla Costituzione americana. È così che lui si presenta. Quindi a livello personale ha parlato di anni e anni in cui dopo il suo pensionamento dai più alti livelli dell'esercito è stato immerso nei libri per studiare tutto quello che riguarda le leggi fino alle origini del diritto e fino alle tavole sumeriche. Mm secondo la sua asserzione di come il, il, il diritto ha avuto origine su questo mondo, appassionatissimo di legge, appassionatissimo di filosofia del diritto, appassionatissimo di libertà individuali, e si trovava un giorno ad ascoltare una trasmissione radiofonica indipendente che appunto come, per suo interesse personale, per sua passione personale, ascoltava questa trasmissione radiofonica indipendente sulla libertà, sulle libertà individuali, in cui l'ospite, del presentatore di questa trasmissione ha iniziato a dare consigli completamente errati, incompleti sulla salvaguardia delle libertà personali, tipo fai così, fai quest'altro, no, non pagare le tasse, rifiuto di pagare le tasse, rifiuto di pagare le multe quando te le fanno e così via. Informazioni Incomplete che avrebbero messo nei guai eh, l'ascoltatore che l'avesse provato a mettere in pratica. Quindi ti ricordo, Drake in questo momento sta ascoltando questa trasmissione in quanto personalmente interessato e appassionato a questi argomenti. Ma dopo uh, qualche minuto di queste um, idiozie, come lui stesso le, le, le definisce. Uh, sbotta, non si riesce più a sopportare queste sciocchezze che questo ospite radiofonico sta dicendo, telefona in diretta alla trasmissione radiofonica e gli dice la tua, pu la tua informazione può essere anche giusta ma è, è totalmente incompleta, così vai contro legge tu, metti contro legge le persone che dovessero semmai seguire i tuoi consigli <coughs> e metti perfino un eventuale giudice in un eventuale giudizio in condizione di andare contro legge. Siccome il tuo principio è giusto, ma qui glielo dice proprio a livello di provocazione al, al, all'ospite della trasmissione radiofonica. Siccome il tuo principio è giusto, l'unico modo in cui si può fare quello che tu stai dicendo di fare è quello di notificare la zona in cui vivi al Tribunale Civile Internazionale dell'AIA come Stato sovrano. <ride> cioè, lui intendeva dire quello che stai dicendo è talmente fuori dal mondo che lo puoi mettere in pratica soltanto. Eh, eh, soltanto Ehm, notificando la zona in cui vivi come stato sovrano e indipendente rispetto a tutti gli altri, e che si può fare con un semplice processo di notifica al Tribunale civile internazionale dell'AIA e lì spende giusto eh, tanto per provocare, ripeto, spiega brevemente Drake, che è appassionato di questi argomenti e li conosce molto bene, come funziona il processo. Che consiste in una pura e semplice notificazione o notifica, come si dice in italiano, e un certo numero di firme. Uh, e se ho capito bene uh, una motivazione, richiede una sorta di motivazione. Ti faccio un esempio. Per esempio, la legge dello Stato XYZ è in conflitto con la Costituzione originaria degli Stati Uniti d'America, per cui notifichiamo che la nostra zona, e questa zona deve essere chiaramente delimitabile, per esempio una proprietà privata, con dei confini ben definiti, e per cui notifichiamo a codesto Tribunale Civile Internazionale dell'AIA, che la nostra zona è da oggi uno Stato sovrano. Questa semplice notifica mette in moto un meccanismo che obbliga la Corte dell'AIA a prenderne atto, perché si tratta di una notifica e non di una richiesta di autorizzazione, e a rilasciarti una ricevuta ufficiale di aver ricevuto la documentazione in cui tu eh, notifichi la tua, mh, eh, la tua eh, come posso dire, claim. La tua, la tua uh, insomma, il tuo reclamo di sovranità nazionale. Um, in linea di principio, a partire dal momento in cui tu ricevi, lo, ricevi la, la ricevuta dall'AIA, um, se nessuno ti invade militarmente e ti annette con la forza, da quel momento in poi tu sei teoricamente uno Stato sovrano. E già questo da solo è uno dei pezzi di informazione più interessanti che io abbia mai sentito, probabilmente da quando, siamo na da quando sono nato. Anzi, anzi, magari qualche ascoltatore si potrà far venire in mente qualche idea interessante ascoltando questo. Se non ti è chiaro, torna indietro, riascolta questo ultimo pezzo di registrazione, perché questo è straordinariamente importante. Eh, ma siccome puoi tornare indietro, non lo ripeterò. Uh, a parte questo, quindi eh, ehm, ehm, Drake spiega questo processo di notifica in cui un pezzo di territorio si può staccare da un qualsiasi altro Stato e dichiarare la propria indipendenza. In quel momento un ascoltatore espertissimo in materia di diritto internazionale ascolta in diretta dalla Pennsylvania, combina queste informazioni con quelle che erano già in suo possesso, le verifica, si riunisce con un po' di amici e ci dice... Ehi, hey, proviamoci. In altre parole, raccoglie le firme, raccoglie la documentazione, invia tutta la documentazione all'AIA e ne riceve dopo pochi giorni la ricevuta. Questo è un eh, cosiddetto incidente di percorso puramente casuale che finora non c'entrerebbe nulla con la trama principale di cui ci stiamo occupando, ma adesso viene il bello e da questa faccenda bisognerebbe veramente ricavarne un film e forse questo accadrà in futuro. Qual è la conseguenza di questa ricezione di ricevuta, scusa il besticcio, ricezione di, di notifica da parte del Tribunale dell'AIA? La prima conseguenza è che ovviamente il Pentagono lo viene a sapere e fa una telefonata ai protagonisti di questa richiesta di sovranità. Di sovranità. Il Pentagono lo viene a sapere, telefona e a questo punto tutti ti aspetti che il Pentagono telefoni per dire. Uh, amici cari, cosa intendete fare? Strappate tutto oppure vi invadiamo militarmente? No? Tu pensi che il Pentacolo debba dire questo? Invece la telefonata va avanti più o meno in questo modo. Ehi ragazzi, siete voi che avete fatto una notifica internazionale? Sì? Da quello che ci hanno detto è stato un processo piuttosto semplice. Confermate? Mm, beh, diciamo di sì. E arriva la domanda. Pensate di, a pensate di riuscire a replicare per noi questo processo? E la risposta è: Boh, possiamo parlarne. Tutto questo accade nell'ottobre del 2011. In pratica, e questa è un po' la svolta degli eventi, eh, eh, viene preparato un piano basato sulla, sulla una serie a raffica di notifiche al Tribunale Internazionale dell'AIA. Di richieste di sovranità. Ricorda che non sono richieste, sono notifiche. Da parte di, uh, maggior, di una uh, grossa fetta di stati degli Stati Uniti d'America, e a questo punto, dal Pentagono, chiamano Drake per chiedergli se vuole partecipare e qual è la sua opinione, cosa ne pensa di questo possibile. Sviluppo imprevisto del piano, al che Drake fa notare che era lui stesso coinvolto direttamente e personalmente in questo perché era lui stesso che aveva, eh, che aveva eh, um, proposto scherzosamente e provocatoriamente questa, questa soluzione durante una trasmissione in diretta. E dal pentagono informano che qualcuno quel giorno era in diretta in ascolto di quella informazione, e meraviglia delle meraviglie, ha deciso di metterla in pratica. Quindi, a questo punto, decidono di cavalcare questa opportunità e. e, e, e nel febbraio di quest'anno, parliamo del mese scorso, nel febbraio 2012, ricevono ricevute dall'AIA a fronte della presentazione della notifica di Stato sovrano da parte di territori presenti nella maggior parte degli Stati americani. Quindi cosa significa questo? Significa che, com come funziona il piano? Significa che Stati o territori, pezzi di Stati, Reclamano la propria sovranità, rivendicano la propria sovranità e anziché creare una propria Costituzione, adottano in pieno la Costituzione originaria degli Stati Uniti d'America, inclusa la Carta dei diritti, Bill of Rights, gli articoli di Confederazione originari e la Dichiarazione di indipendenza originaria, eh, dichiarando di volersi sottrarre al dominio illegale, illegittimo del governo federale. E in questo si appellano alla dichiarazione di indipendenza che proprio nella pagina 2 riporta il popolo ha il diritto di ribellarsi a un governo ingiusto. A questo punto questi civili, perché l'iniziativa è, è, è fatta da civili persone normali, non militari, fanno scattare, o, o meglio, scattano le condizioni per cui dei civili possono a questo punto chiedere aiuto ai militari. Per proteggere i civili stessi nel loro intento di ripristinare i propri diritti costituzionali qualora ci fossero pericole e minacce alla implementazione di questi diritti costituzionali. In pratica, la, questa documentazione, questo piano presentato ai militari, li fa andare immediatamente in uno stato di estasi, di totale beatitudine perché trovano la. Chiave Grimaldello, la chiave di svolta legale e legittima per poter fare quello che desiderano tanto tempo e che non potevano fare per non andare contro i loro giuramenti e la loro um, Costituzione. Ora, quali sono gli sviluppi di questa, di, questa, um, di questa... spero che sia tutto chiaro. Quali sono gli sviluppi di questa, di questa situazione, di questo piano? Di questo piano? Um, uh, Drake... Descrive questa cricca di oligarchi come una cipolla a quattro stati strati, cipolla a quattro strati, quattro stati e strati, si fa confusione. Lo strato più esterno secondo Drake. Ha, ha, e quelli sono i comprimari, le persone che contano di meno. Ha ricevuto già in febbraio la notifica ufficiale di non essere più sotto la protezione dell'esercito degli Stati Uniti d'America, o meglio hanno ricevuto notifiche ufficiali che le persone che sono sopra di loro non godono più di alcuna protezione, certamente non da parte dell'esercito degli Stati Uniti d'America. Um, a seguire, da febbraio a oggi, e questa non è storia, questa è cronaca delle scorse settimane, da febbraio a oggi ci sono uh, 450 dimissioni a raffica, a catena, una dietro l'altra. Soltanto nel settore bancario. Spero che tu stia seguendo questo. Mm, stia seguendo queste notizie, questa informazione impressionante sulla eh, dimissione a raffica di eh, bancari. Puoi seguire l'elenco aggiornato di questi 450 dimissioni di banchieri in corso di svolgimento proprio mentre registro. Su un sito aggiornatissimo chiamato American Kabuki Kabuki con 2K American Kabuki con 2K la giapponese.blogspot.com e, ma non sono soltanto 450 dimissioni di banchieri, ci sono altrettante dimissioni ai più alti vertici delle più alte potenti corporation multinazionali americane, da quando è stato loro notificato che non godono più di alcuna protezione da parte di nessuno. E l'ultimo è, tre giorni fa, mentre registro, eh, il figlio di Rupert Murdoch eh, si è dimesso da CEO, come diciamo, amministratore unico della News International Corporation, non so se mi spiego. E la motivazione di queste dimissioni rampanti, ne, abbiamo, ne, abbiamo, ne stiamo leggendo sui giornali italiani, Goldman Sachs e così via, sono quelle che si dissociano da una situazione di illegalità galoppante che non riescono più a condividere. Questo è nella totalità dei casi la motivazione delle dimissioni o dei pensionamenti anticipati. Per un totale di oltre 800 dimissioni in 4 settimane in tutto il mondo. In italiano ci sono blog come stampalibera.com e rischiocalcolato.it che stanno seguendo da vicino questo fenomeno delle dimissioni di massa. Proseguiamo. Drake fa riferimento a un secondo anello della cipolla. E, mentre questi qui che si sono dimessi, che si stanno dimettendo o che si stanno prepensionando. Uh, alcuni di questi, molti di questi sono trattenuti agli arresti domiciliari perché sono considerati figure secondarie, c'è un secondo anello della cipolla in cui ci sono 200 persone effettivamente agli arresti in questo preciso momento e che costituiscono il secondo strato della cipolla secondo la descrizione di Drake di questa organizzazione criminale. Ancora. Torniamo al piano. Mm. Torniamo al piano originario, torniamo a descrizione del piano, scusa qualche piccolo salto logico, ma i salti logici sono dovuti ai salti logici fatti da Drake stesso durante la sua intervista e durante la sua presentazione. Torniamo al piano, torniamo all'esecuzione del piano affinché la sua um, comprensione sia un po' migliore. Esiste quindi una documentazione che eh, chiarifica la posizione criminale di una certa cricca che occupa le posizioni di potere a tutti i livelli. A questo punto esiste un processo di notifica nel momento in cui i civili chiedono aiuto ai eh, militari americani, esiste un processo di notifica fatto dai militari ai federal marshals, i quali notificano a loro volta la cosa agli organi di polizia in maniera tale che sono gli organi di polizia ad effettuare gli arresti. E non i militari, lo scopo, è quello di, ehm, è lo scopo di questa ehm, operazione è quella di minimizzare il panico e eh, neutralizzare in un certo senso queste persone collegate all'oligarchia dominante in modo legale e col minor uso possibile di violenza. Il piano eh, prevede che si cerchi di mantenere attivi internet, le comunicazioni, i telefoni, il piano prevede che si eviti la legge marziale, eh, anche perché i militari americani in larga parte rifiuterebbero di prendere parte da azioni de, eh, dettate dalla legge marziale, soprattutto se ehm, si parla di azioni che coinvolgono o che in qualche modo interrompono il proseguire pacifico e ordinato della vita dei civili. Ti ricordo che nei, nel giuramento dei soldati, dei militari americani, c'è questa distinzione molto chiara fra ordini legittimi e ordini illegittimi. E qualsiasi azione eventuale, ordinata contro i civili, sarebbe di per sé un'azione legittima e questo fa, par fa parte non solo del giuramento dei militari ma anche della legge internazionale un soldato deve saper distinguere fra ordini legittimi e ordini illegittimi fra parentesi, qui divago divago completamente anche quei piloti che spruzzano nuvole di veleno nei nostri cieli non sappiamo se sono civili e militari nessuno di noi lo sa questi piloti che spruzzano veleno nei nostri cieli le cosiddette scie chimiche, quando saranno seduti sul banco degli imputati, non potranno dire stavo solo eseguendo gli ordini, a parte che è una giustificazione meschina e imbarazzante per colui che la, per colui che la pronuncia, però ecco, al processo di Norimberga la giustificazione stavo solo eseguendo gli ordini non fu accettata, perché un soldato deve saper distinguere fra un ordine legittimo e illegittimo. Quindi spargete la voce e chissà che questa voce non arrivi ai piloti che avvelenano i nostri cieli e chissà che non inizino a pensare a tutelare il proprio futuro e dei propri figli e della propria famiglia e di eh, prepararsi una scusa migliore rispetto alla scusa imbarazzante stavo solo eseguendo degli ordini. Mm? Questa è la mia divagazione personale di cui vi chiedo scusa. Torniamo al piano, torniamo al piano. La data approssimativa del piano è adesso orientativamente aprile 2012. Ora Drake si riferisce nella descrizione di come potrebbe svilupparsi questo piano, soprattutto la realtà statunitense. Lui prevede come possibile alcuni giorni di disordine, alcuni giorni di interruzione dei normali ritmi della vita civile, a cominciare potenzialmente dalla fornitura di negozi e supermercati, soprattutto per quel genere di prima necessità. Ora noi non sappiamo se quando e come l'impatto di questa operazione, qualora dovesse avvenire così come Drake la descrive, arriverà in Europa. Però può essere utile seguire, consigliare a te, alla tua famiglia, alle persone che ti sono vicine, seguire almeno in parte gli stessi consigli che Drake sta dando via radio agli americani. Cioè, anzitutto far ascoltare questo audio e poi fare qualche provvista. Drake dice, per sicurezza, non si sa mai, fate una buona provvista di genere di prima necessità per 30 giorni. E specifica, nella sua intervista, per favore non vi dimenticate la carta igienica, perché la vita senza carta igienica è molto brutta. Come sa un militare che ha combattuto nella giungla del Vietnam, ha detto, vi posso assicurare che la vita senza carta igienica è un inferno. Ok, battute a parte. Ora... Um... Um, nel corso dell'intervista, David Wilcock domanda non una ma ben due volte a Drake se è personalmente a conoscenza di, um, di se ci sono in corso piani per azioni coordinate non solo negli Stati Uniti d'America ma anche negli altri paesi d'Europa. La risposta di Drake qui non è eh, certa, e non ha eh, informazioni di prima mano certe a proposito da condividere, di certo dice che. L'oligarchia che sta per essere sgominata controlla e domina completamente tutti i paesi del G20. Queste le affermazioni di Drake, ma per il resto lui non è a conoscenza precisamente dei piani eh, che coinvolgono altri paesi, ma soprattutto perché il suo orizzonte personale, filosofico e pratico è quello della difesa della Costituzione americana. Drake è fondamentalmente un patriota, è fondamentalmente un americano vecchio stampo. Drake parla proprio come John Wayne, l'ho ascoltato ovviamente parlare in originale, Drake ha perfino l'accento di John Wayne, si capisce che ha l'accento di quegli americani di una certa età che oggi nessuno, anche in America, nessuno parla più così come parlava lui. Ma a parte questo, eh, l'idea è che quando le multinazionali criminali e il sistema finanziario criminale viene decapitato alla fonte, Innanzitutto è verosimile che tutti i nomi a scendere, a cascata, vengano fatti dal primo all'ultimo. E poi, nel momento in cui la gente inizia a scoprire l'enormità delle menzogne che ci hanno raccontato, questa scoperta farà letteralmente ribollire la gente e agli oligarchi nostrani, fra virgolette, europei, che nostrani non sono, sono tutti nominati da mani più alte delle nostre, a cominciare dal governo non eletto della Repubblica Italiana, a questi oligarchi, quando la gente scoprirà cosa è successo e qual è il livello delle menzogne addirittura superiore alla fantasia che ci sono state, qual è il livello della realtà addirittura superiore alla più perversa delle fantasie e qual è il livello delle menzogne che sono state raccontate, è verosimile pensare che la gente si infurirà e gli oligarchi per trovare un posto sicuro dovranno cercare posti sicuri molto molto lontani da quelli in cui vivono attualmente. Drake continua nella sua intervista a far riferimento anche al terzo strato della cipolla. Devo dire che mi aspettavo di sentire il quarto, ma il quarto non ne parla. <ride> È forse già immaginabile quali sono i nomi e i cognomi che ha in mente quando pensa al quarto strato della cipolla. Però ecco, eh, Drake fa riferimento a un terzo strato della cipolla, dice sono quelli che sono sotto stretta osservazione in questo momento si stanno recando all'estero con tutte le proprie famiglie e con tutti i propri capitali per una sorta di vacanza prolungata. Secondo Drake eh, le, le persone che sono dietro a questo piano, gli esecutori di questo, i futuri esecutori di questo piano, stanno seguendo le loro tracce e saranno autorizzati a inseguirli, a catturarli uno per uno anche in territori stranieri al di fuori degli Stati Uniti d'America e trascina, trascinarli in tribunale per crimini contro l'umanità. Si tratta di migliaia e migliaia di persone per le quali secondo Drake potrebbero essere utilizzati i famigerati FEMA camps, i campi FEMA documentati in moltissimi documentari di YouTube, è FEMA, tutto a lettere maiuscole, campi FEMA, per favore fa le tue indagini indipendenti su YouTube o su internet in generale, questi Immensi campi di concentramento attualmente deserti che sono stati costruiti proprio dall'attuale oligarchia dominante come parte dei loro crimini, e, um, um, ancora non si capisce bene perché cosa. E Fame di eh, Drake dice: visto che li hanno costruiti per noi, la cosa più giusta è che siamo noi a rinchiuderci lì dentro. Uh, alla fine dell'intervista Drake fa anche un suo mh, accenno a quello che potrebbe essere il futuro dell'umanità senza questi parassiti e dice che ci sarà da ricostruire da cima a fondo la società perché ci sarà da implementare tecnologie avanzatissime che sono state fino ad ora completamente soppresse. Ci sarà un nuovo rinascimento, un nuovo sviluppo delle arti, delle scienze, ci sarà da... Mettere in pratica tutto quello che è stato scoperto e occultato in questi decenni sulla cura delle malattie con sistemi velocissimi e perfettamente naturali, in materia di disponibilità di energia gratuita virtualmente limitata, possiamo dire addio alle bollette dell'ENEL e anche ai burocrati dell'ENEL, con tutto rispetto per gli eventuali burocrati dell'ENEL che mi stanno ascoltando. E tanto altro ancora. Ci sarà tanto da rifare e in senso positivo da rimboccarsi le maniche per il futuro dell'umanità dopo che questo grande punto di svolta sarà arrivato. Ora, in sintesi, quindi riassumiamo, riassumiamo, provo a riassumere. Secondo questo quadro, il quadro sarebbe come segue. Esiste una cricca di pericolosi criminali che si appoggiano sulla sete di potere fino a se stessa? per lo più, e anche su ideologie esoteriche deviate, una sorta di setta, una sorta di vera e propria cabala e di ideologia perversa unificante che unisce, che è il cemento unificante di questa organizzazione oligarchica criminale. Ora, questa cabala è cresciuta mostruosamente grazie alla forza del denaro, naturalmente. Beh, certo, sono loro che lo stampano il denaro a volontà, quindi se c'è una cosa che non gli manca è il denaro. Grazie alla forza del denaro e alla forza del ricatto, Amico caro, se stai con noi diventi ricco, se ti metti contro di noi è meglio che inizi a scrivere il tuo testamento. Ed è con questa minaccia che oggi migliaia di persone sono tenute insieme dal terrore e io sono pronto a mettere le mani sul fuoco che la maggior parte di queste persone, come si scoprì poi nel... Penosamente nel processo di Norimberga, la maggior parte di queste persone sono in fondo brave persone tenute insieme dal terrore, però purtroppo sei, può essere una brava persona e puoi essere una brava persona quando vuoi. Ma quando arriva il momento del processo purtroppo, o per fortuna, quando tu dirai stavo solo seguendo gli ordini, non sono certo che quello funzionerà in quel momento. Quindi ci sono migliaia di persone che sono tenute insieme dal terrore in questo momento, nella complicità con questa cricca criminale e questa organizzazione così è riuscita a crescere è riuscita a crescere molto ed è riuscita a crescere velocemente velocemente fino a diventare il cancro di questo pianeta un organismo parassita che succhia tutte le risorse che dietro di, te, di sé lascia prevalentemente spazzatura senza dare nulla in cambio ora questo cancro è stato riconosciuto Apparentemente, il solo fatto che stiamo parlando di questo, che in lingua inglese in questo momento in America si sta parlando di questo, ecco perché ho detto e ripetuto: non mi interessa se questa informazione sia vera, fra virgolette, o se domani o dopodomani sia vera. Esattamente in questo... O non mi interessa neanche se è una bufala. Francamente non mi interessa neanche se questo Drake è una bufala in questo momento. Tutti quanti stiamo aspettando di vedere cosa sta per succedere. Tutti quanti abbiamo la sensazione che sta per succedere qualcosa perché una certa situazione che si, pro... si protrae da secoli non è semplicemente, non è più tollerabile. È ormai superata dalla storia. Mm? E allora per me la cosa importante non è di capire se questa è una bufala o non è una bufala o chi ci sta dietro, che sono gli illuminati, che che stanno arrestando se stesso, eccetera, eccetera. Questo per me non è il vero punto. Il vero punto è che per il semplice fatto che stiamo parlando di queste cose, e ti invito ancora una volta a intervenire in questo dibattito, scrivimi personalmente info miglioriamoit eh, Cercherò di leggere personalmente il maggior numero di lettere che è possibile e se hai pezzi di informazione che mi sono sfuggiti, opinioni che ritieni interessanti verso gli altri, Uh, interessanti per gli altri, mandami uh, spunti di riflessione. Possono essere scritti e se li, li ritengo interessanti, eventualmente potrai leggerli in un eventuale audio futuro. Un eventuale nuovo audio se sono se mi mandi degli spezzoni audio, potrei addirittura o potrei addirittura intervistarti, uh, fare una seconda puntata in collaborazione. Una seconda puntata di questo audio in collaborazione. Se hai qualcosa di interessante da dire, uh, quello che voglio dire è che. La, la preziosità di questo momento non è tanto il fatto se queste informazioni sono vere, fra virgolette, o non vere, o se stanno per avverarsi esattamente in questo modo o meno, o addirittura se tutto è una bufola. Questo per me è quasi irrilevante. La, la cosa importante, e che è il motivo per cui ho voluto fare questo audio, è che il fatto stesso che noi stiamo parlando apertamente di queste cose in questo momento, vuol dire che ormai questo cancro che parassitizza. Se questo è un verbo, non, non credo che sia un verbo. Comunque, questo cancro che parassita il nostro pianeta è stato riconosciuto. Questo cancro è stato riconosciuto, identificato, c'è il desiderio di liberarsene, e già solo questo significa che siamo all'inizio della fine per questo cancro. Mm, io ho l'impressione che la gente sta prendendo gradualmente consapevolezza e gradualmente coraggio di parlare apertamente di queste cose. Uh, ladies and gentlemen, l'impero romano è crollato. L'impero romano era... dominava tutto il mondo conosciuto. Tutti gli imperi che sono venuti dopo sono crollati. L'impero inglese su cui non tramontava il sole è crollato. Mm, vabbè, qui lasciamo un po' il beneficio dell'inventario. Ci sarebbe altro da dire a questo proposito, ma lasciamo da parte. Facciamo un altro esempio. L'impero nazista di Hitler è crollato. Eh, quello che voglio dire, nominatemi un solo impero nella storia di questo pianeta che non sia crollato. Quindi la statistica parla molto chiaro. Passiamo, parliamo di un 100% di probabilità di crollare e parliamo di uno 0% effettivamente di probabilità di sopravvivenza di questo sistema criminale che ci controlla, che ci domina e che ci governa. Ora, una statistica dello 0% contro il 100% non è una battaglia che valga la pena di combattere. Uh, Drake o non Drake, vere o non vere queste informazioni, questa gente, presto o tardi, se ne deve andare. Perché è arrivato il tempo di cambiare. Ora, questo audio è, questo audio è il mio contributo, il mio umile contributo a. Cercare di chiarire quello che sta succedendo nel mondo in questo momento e voglio che tu, che mi ascolti, mi aiuti a capire. Anzitutto, mi aiuti a capire se quello che ho fatto è utile, se ti interessa, se ti interessa che io continui a parlare di questi argomenti perché, perché può anche essere che io abbia preso un granchio colossale, sto parlando di cose che in realtà non interessano a nessuno. Senza un feedback, io non so se proseguire o fermarmi qui. Quindi. Se c'è interesse, solo ed esclusivamente se c'è interesse... Non voglio sembrare arrogante, ma francamente ho molte altre cose da fare nella mia vita. E se c'è interesse, solo se c'è interesse, io posso fare un secondo audio, che ne so, la prossima settimana, fra dieci giorni, seguire da vicino gli interessi come si sviluppano. Però ecco, attenzione, ha eh, una condizione. Non mi interessa trattare di questi argomenti in senso... Complottista, morboso, trattarli per diffondere paura, paranoia, punti di vista negativi sulla situazione del mondo, diffondere rabbia, negatività e così via. No. Al contrario mi interessa sviluppare questi argomenti, questa è l'unica eh, condizione a cui potrei essere interessato a continuare a occuparmene. Mi interessa sviluppare questi argomenti all'interno di una cornice, fra virgolette, filosofica che sia completamente luminosa e completamente positiva, no? Mi interessa di svilupparli alla luce di una filosofia di vita positiva. Anzi, adesso ti dico anche qual è questa mia filosofia di vita positiva. Io penso e sono profondamente convinto che tutti noi esseri umani desideriamo una sola cosa e siamo tutti uguali in questo, senza nessuna differenza. Desideriamo stare bene, desideriamo avere un certo grado di felicità, desideriamo avere un certo grado di realizzazione in questo mondo. C'è un gruppo di infermieri recentemente hanno pubblicato una casistica, questi infermieri hanno visto morire migliaia e migliaia di persone e hanno raccolto le ultime parole, gli ultimi pensieri di questi morenti o moribondi e hanno raccolto le, i loro motivi di rimpianto perché morivano non perfettamente contenti della vita che avevano appena vissuto, hanno raccolto una, pubblicato una statistica delle principali cause di rimpianto delle persone al momento della morte. E ci sono cose anche importanti, cose toccanti, eh, aver perso il contatto con gli amici, non, non essersi dato il tempo di mh, rilassarsi, divertirsi nella vita quotidiana, aver lavorato troppo, esatto, aver passato troppe ore della propria vita a lavorare, sono tante cose importanti, ma la numero uno, causa di rimpianto numero uno al momento della morte, che hanno pubblicato questi infermieri, è non sentirsi realizzati, cioè non sentire di avere vissuto la propria vita, uh, sentire di aver seguito quello che gli altri volevano che noi facessimo. Non abbiamo veramente vissuto la nostra vita, è come se abbiamo vissuto la vita che gli altri hanno voluto farci vivere, e questo ci fa sentire insoddisfatti. Ora, questa è la mia filosofia: tutti noi desideriamo realizzare la nostra vita e il nostro vero destino, no? Tutti moriremo nel rimpianto se non ci riusciamo. Oh, Quest'anno io personalmente compio 50 anni, sono più di 25 anni, quindi più di metà della mia vita, che il mio interesse principale, ripeto, principale nella mia vita è l'osservazione degli uomini e di come funziona la loro mente. E secondo la mia riflessione ci sono tre elementi principali di cui abbiamo bisogno per realizzare la nostra vera vita e il nostro vero destino, che è quello che tutti desideriamo. Qui dico vero destino, non in senso superstizioso, destino per dire il nostro progetto di vita, quello che sarà la nostra vita nel suo insieme. Ci sono tre elementi di cui tutti abbiamo bisogno per essere felici, per essere realizzati uh, nel giorno in cui ci toccherà fare un bilancio della nostra vita. E queste io le chiamo le tre dimensioni della nostra vita. E queste tre io le chiamo libertà, felicità e responsabilità. Libertà. Felicità e responsabilità sono altre cose che uniscono e dovrebbero unire tutti noi. Per libertà, intendo la dimensione del guadagnarci da vivere, anche creando valore per gli altri. Questa per me è la vera libertà, guadagnarci da vivere creando valore per gli altri. Purtroppo, o per fortuna, in questo mondo non esiste la libertà in astratto, fra virgolette, cioè non si può essere liberi senza avere un euro in tasca e non si può essere neanche liberi. Essendo straricchi, girando il mondo in lungo e largo, viaggiando, quelli che dicono: Mi piacerebbe viaggiare eh, con un enorme conto in banca. Questa non è vera libertà. Per essere liberi, purtroppo o per fortuna, bisogna creare valore per gli altri. E questo normalmente noi lo facciamo attraverso il, il lavoro. Quando nel nostro lavoro noi creiamo valore per gli altri, in cambio riceviamo energia. E questa energia, in questo preciso momento storico dell'evoluzione umana sul nostro pianeta, noi la chiamiamo denaro. Denaro non è altro che il simbolo dell'energia che riceviamo in cambio per il valore che noi creiamo per gli altri. Oggi è il denaro, in futuro potrebbe essere qualcosa di diverso. Io auspico che sia qualcosa di diverso perché il denaro, come oggi, lo ritengo un sistema profondamente primitivo e superato dalla storia e dal livello di evoluzione spirituale dell'umanità. Ora, in qualsiasi caso, creiamo valore per gli altri e in cambio riceviamo energia, e questa energia che riceviamo ci dà la vera libertà, la libertà di movimento, la libertà di scelta, la libertà di vi vivere la nostra vita secondo i nostri termini, secondo le nostre idee, secondo le nostre preferenze, perché ce lo siamo meritato e perché ce lo siamo guadagnato. Vada bene. In altre parole, in altre parole, bisogna dare per poter ricevere. Bisogna dare per poter ricevere. Io non conosco nessun filosofo, nessun pensatore politico sulla faccia della terra che abbia mai messo in discussione questo dato di fatto. Bisogna dare per poter ricevere libertà. Questa è la prima delle tre dimensioni che ritengo importanti e che ci dovrebbero unire tutti quanti. La seconda è l'ho chiamata felicità. Felicità è la dimensione dello sviluppo personale e spirituale. Significa che tutti siamo nati e cresciamo con un carattere. E in questo carattere abbiamo dei pregi e abbiamo dei difetti. I difetti del nostro carattere, l'egoismo, la rabbia, il nervosismo, lo stress, l'ansia, la preoccupazione, la rigidità caratteriale, l'attaccamento, la fedeltà, l'orgoglio, la pigrizia, l'invidia la malinconia, l'amarezza, ognuno ha i suoi difetti, anzi ognuno di noi ce ne ha tanti, io per primo. Ma questi difetti del nostro carattere rendono infelici noi e rendono infelici tutte le persone che vengono in contatto con noi. Ora, la vera causa dell'infelicità sono i nostri difetti, cioè le nostre emozioni disturbanti. Noi siamo abituati a incolpare gli altri, siamo abituati a incolpare le cose, le persone, le circostanze esterne per i nostri problemi. Ma, esempio, se noi vivessimo in vacanza, in un paradiso tropicale perfetto, e se nella nostra mente in quel momento ci fosse la rabbia, la gelosia, la vendetta, l'ansia, lo stress, il nervosismo, l'amarezza, quello sarebbe comunque un inferno, non sarebbe un paradiso. Uh, la felicità e la sofferenza alla fine dipende da, dipende da noi, dipende dalla nostra mente. Ora, la cattiva notizia è che siamo tutti vittime dei nostri stessi difetti e delle nostre emozioni distruttrici. La buona notizia è che questi difetti possono essere guariti e il nostro carattere può cambiare. La differenza principale fra un essere umano e un pezzo di legno è che un essere umano può lavorare sulla propria mente, cioè può lavorare per migliorare se stesso. Un pezzo di legno non ha questa libertà. Ora l'esercizio di questa libertà, cioè lavorare per migliorare se stessi, si chiama sviluppo personale e spirituale. Ci sono due modi per svilupparsi. Uno attraverso la sofferenza e uno attraverso la pratica dei metodi di sviluppo personale e spirituale. Perché dico attraverso la sofferenza? Ci si può sviluppare attraverso la sofferenza perché quando tu non fai nulla per migliorare te stesso, per migliorare il tuo carattere, per evolvere dal punto di vista personale e spirituale Succede che ripetutamente nella vita vai a sbattere la testa sempre contro lo stesso muro, sempre contro gli stessi errori, cambi città, cambi paese, cambi lavoro, cambi fidanzato, cambi hobby, cambi, pass cambi passatempo e rincontri sempre le stesse esatti problemi e difficoltà che trovavi con quelli precedenti da cui stavi scappando. Uh, e questo significa imparare attraverso la sofferenza. Può essere che a un certo punto la sofferenza diventa talmente tanta che fa sorgere in noi la saggezza. Cioè ne traiamo una lezione pratica e da questa impariamo qualcosa, una lezione utile per noi stessi. Quindi ci si può sviluppare attraverso la sofferenza? Diciamo che in un certo senso la scelta è nostra. Possiamo svilupparci attraverso la sofferenza o attraverso la pratica di metodi di sviluppo personale e spirituale. Il primo sistema, cioè attraverso la sofferenza, è inefficiente. Sia perché sei costretto a soffrire costantemente e sia perché anche soffrendo non è detto che impari. Siamo talmente, siamo talmente abituati a incolpare le circostanze esterne per i nostri problemi che comunque continuiamo a soffrire senza imparare. Tutti vorremmo invecchiare seguendo l'archetipo del vecchio saggio, no? Però la maggioranza diventa più vecchia senza, per questo, diventare più saggia. Anzi, molti invecchiai regrediscono, ritornano mh, capricciosi ed egoisti come i bambini. Ora, il modo migliore per svilupparsi, personalmente e spiritualmente, è quello di praticare dei metodi di sviluppo personale e spirituale, preferibilmente con l'aiuto di amici e o insegnanti che hanno più esperienza di noi. Quindi questo è questo il modo in cui realizziamo la seconda dimensione della nostra vita, che è la felicità. Quindi abbiamo parlato di libertà. Felicità è la terza valore e forza unificante, è quella della responsabilità. La terza e ultima è un po' come una conseguenza delle prime due. Non ci può essere libertà senza responsabilità. Non ci può essere anche felicità senza responsabilità. Chi diceva non ci può essere libertà senza, come si chiama, l'uomo ragno? <ride> Con le grandi libertà e grandi poteri vengono anche le grandi responsabilità. È vero. Inoltre la libertà e la felicità conducono naturalmente alla responsabilità, cioè al desiderio di dare il nostro contributo per migliorare il mondo e allo stesso tempo anche la responsabilità verso gli altri ci aiuta nel cammino verso la libertà e la felicità. In definitiva, la responsabilità è il modo in cui le nostre attività quotidiane e le nostre decisioni quotidiane contribuiscono a lasciare il mondo un po' migliore rispetto a come lo abbiamo trovato, per noi stessi, per gli altri e per le generazioni future. Ora, attenzione, uh, nella mia osservazione è difficilissimo trovare persone che hanno una vita completa, fra virgolette. Vita completa intendo nelle tre dimensioni della libertà, della felicità e della responsabilità. Piuttosto, a me sembra che ci sono tre tipi di persone, soprattutto ci sono tre tipi di persone intelligenti, va, diciamo così. Li chiamo intelligenti perché sono comunque quelle persone che si impegnano a migliorare la propria vita. Ci sono tre tipi: quelli che si preoccupano soprattutto della libertà, quelli che si preoccupano soprattutto della felicità e quelli che si preoccupano soprattutto della responsabilità. E questo per me è un vero peccato, e soprattutto è un peccato che questi tre tipi di persone di solito fanno un po' di fatica a comunicare fra di loro, perché come se hanno un po' dei linguaggi un po' diversi, e fanno fatica a costruire insieme qualcosa per far sorgere un mondo migliore. Facciamo un esempio, il primo tipo di persone, quelli che si preoccupano soprattutto di libertà, quelli che si preoccupano di libertà, di autonomia personale, di creazione di valore sono gli imprenditori. Sono le persone che lavorano in proprio, che hanno iniziato un'attività in proprio di qualsiasi tipo, spinti da una grande visione inizialmente di indipendenza personale. Queste persone sanno che il loro guadagno non è garantito da uno stipendio fisso, ma dipende esclusivamente dal valore che creano per gli altri. Quindi queste sono le persone che creano il 90% del valore nelle nostre comunità umane e meritano tutto il nostro rispetto, il nostro apprezzamento e il nostro incoraggiamento. Poi c'è il secondo tipo di persone, quelle che si preoccupano soprattutto di felicità, cioè di sviluppo personale e sviluppo spirituale. Sono i ricercatori, fra virgolette, sono le centinaia di persone che parteciperò da anni ai miei corsi di meditazione e di sviluppo personale, di cui qui finora non ho parlato e non parlo, non essendo questo l'argomento principale di questo audio. Sono le persone che cercano soprattutto dentro di sé, con coraggio e con onestà, la risposta ai propri problemi. E cercano incessantemente di migliorare se stesse esplorando le più disparate vie di sviluppo personale e spirituale. Anche loro, anche questo, queste persone meritano tutto il nostro rispetto, il nostro apprezzamento e il nostro incoraggiamento. E poi c'è un terzo tipo di persone, quelle che si preoccupano soprattutto di responsabilità, di sostenibilità, di migliorare il mondo, di denuncia, di attivismo sociale. Queste sono persone che sacrificano molto nella propria vita per gli ideali in cui credono. Sono persone disposte ad assumere perdite e rischi personalmente sulle proprie spalle, proprio come gli imprenditori, per denunciare le ingiustizie e per dare il proprio contributo a migliorare il mondo. Ecco, questi tre tipi di persone che attualmente non è che riescono tanto bene a comunicare fra loro, in realtà, secondo me, fanno parte di un'unica minoranza probabilmente, perché magari la maggioranza è distratta da altre cose, fanno parte di un'unica minoranza indipendente, consapevole e coraggiosa che può effettivamente cambiare il mondo. Ora l'ideale sarebbe che questi tre tipi di persone iniziassero a comunicare fra di loro. E il primo passo per questo processo di comunicazione consiste nel capire noi Ciascuno di noi, a livello individuale, che la nostra vita è incompleta se non sviluppiamo tutte e tre questa dimensione. Esempio, non serve aver realizzato una grande libertà, grandi successi economici, imprenditoriali e così via, se nella tua vita manca la felicità, cioè la capacità di gioire, di superare i tuoi difetti, o se nella tua vita manca la responsabilità, cioè il tuo contributo personale per lasciare il mondo migliore rispetto a come l'hai trovato. Ancora, non serve aver realizzato una grande felicità, alti livelli di evoluzione personale o spirituale, se poi sei una persona completamente squattrinata perché non hai creato valore per gli altri in questo mondo, o se manchi completamente di responsabilità, cioè manca il tuo contributo per migliorare il mondo. Infine, non serve aver realizzato una grande responsabilità, no? Avere alti livelli di consapevolezza di denuncia, di attivismo sociale o, o di giusta ribellione, chiamala come la vuoi chiamare, se poi da una parte sei completamente squattrinato perché ti sei dimenticato di creare valore per gli altri e dall'altra parte la tua vita manca di felicità perché sei continuamente nervoso, arrabbiato, contro le ingiustizie, eccetera, eccetera, eccetera. Ora queste tre dimensioni vanno coltivate tutte e tre insieme nella vita di una persona. Importante. Libertà, felicità e responsabilità. Ora, mh, questa è un po' la mia filosofia di vita e queste sono uh, il, la cornice nella quale io potrei essere interessato a continuare a parlare di questi argomenti, anche a seguire gli argomenti di attualità. Quindi fammi sapere se sei interessato che io continui. Fatemi sapere se interessa a qualcuno quello di cui sto parlando. E lascia che io ti chiarisca un ultimo dubbio, cioè perché sto facendo quello che sto facendo, visto che prima ho accennato non è che sono una persona che non ha nient'altro da fare, di altre cose da fare ne ho forse fin troppe, quindi perché sto facendo questo? Innanzitutto la risposta dovrebbe essere chiara, a questo punto credo personalmente nelle tre dimensioni della libertà, della felicità e della responsabilità e cerco di svilupparle tutte e tre nella mia vita. Per quanto riguarda la libertà, cioè guadagnarsi da vivere creando valore per gli altri, sono direttore di una giovanissima azienda che lo scorso anno ha superato il milione di euro di fatturato e che quindi sono fiero di dire un'azienda che crea grande valore per gli altri pubblichiamo programmi per migliorare noi stessi e il mondo e non mi interessa farmi pubblicità in questo contesto ma se ti interessa di più è anche per capire che non sto dicendo sciocchezze sto parlando di www.cerchiaristretta.it e questa è il mio, la mia dimensione nel campo della libertà Uh, dove io mi guadagno da vivere creando lavoro per gli altri, non da solo, ma con il gruppo di mm, meravigliosi giovani che collaborano con me. Poi nel campo della felicità, anche qui credo di aver ottenuto personalmente buoni risultati, ho, ho personalmente quasi 25 anni di esperienza quotidiana nella pratica della meditazione secondo la tradizione del buddismo tibetano. Ora non sono diventato saggio, non sono diventato illuminato e soprattutto non mi interessa convertire nessuno. Uh, qui non è una questione di cambiare idee, eh, è semplicemente una questione di condividere la ricchezza che abbiamo dentro di noi. Eh. Nel mio caso ad esempio credo che la tradizione buddista comprenda insegnamenti di liberazione straordinari che chiunque può applicare nella propria vita traendone un enorme beneficio e che chiunque può applicare anche essendo appartenente a qualsiasi altra religione o anche a nessuna religione o anche essendo ateo o contrario alle religioni può applicare certi insegnamenti di liberazione, certi insegnamenti di miglioramento personale che esistono nella filosofia buddista perché ripeto l'essenza del buddismo riguarda scoprire la propria mente, scoprire come la propria mente produce la felicità e o l'infelicità di cui facciamo esperienza. In più comprende anche metodi pratici per realizzare un certo tipo di felicità duratura, sia per noi stessi che per gli altri, e i principali fra i quali sono la riflessione e la meditazione. Personalmente, sono insegnante di meditazione e di filosofia buddista. Ho insegnato in tutta Italia in sette paesi europei ed extraeuropei. Quindi, anche in questo campo della felicità, in un certo senso, la mia vita è completa. Ho, ho, già, uh, ho fatto abbastanza, o sto facendo abbastanza. Diciamo che sto facendo il mio meglio nel mio piccolo. Nel terzo campo, nel campo della responsabilità, questo audio è il mio atto di responsabilità ed è il mio contributo di responsabilità per un mondo leggermente migliore rispetto a quello che ho trovato. Io ho avuto mh, grandi fortune negli ultimi anni della mia vita, sia in campo materiale che in campo spirituale, e quindi per me è arrivato il momento di restituire alla comunità un po' della buona fortuna che ho ricevuto. Penso che sia un dovere eh, che tutti noi ci troviamo di fronte, presto o tardi, a un certo punto della nostra vita, bisogna sempre mantenere l'equilibrio fra il ricevere e il dare. E quindi, e quindi questo è il motivo per cui faccio quello che sto facendo per dare il mio contributo poi in più sono uno spirito libero e indagatore e ti ricordo questa è un'indagine <ride> questa è un'indagine stiamo indagando e stiamo cercando di capire quello che succede uh, uh, sono uno spirito indagatore io stesso per primo voglio capire uh, cosa sta succe succedendo e voglio il tuo aiuto su questo a che ci metti, mh, eh, sarebbe facile rispondere a qualsiasi tesi a qualsiasi, um, a qualsiasi tesi con una risposta di scetticismo non credo una sola parola di quello che hai detto mostrami le prove o vai al diavolo secondo me non è il punto e filosoficamente parlando questo non è neanche il vero significato di scetticismo il vero scetticismo significa io e te siamo curiosi mettiamoci insieme rimbocchiamoci le maniche cerchiamo di capire, di scoprire insieme quello che sta succedendo, um, confrontiamo le nostre opinioni, ok? Ora, ripeto, uh, um, uh, ho bisogno dell'aiuto di tutti anche per continuare a sviluppare questa indagine e anche per capire se c'è interesse a cui io Uh, c'è interesse a che <ride> quanto è difficile la lingua italiana! C'è interesse a che io continui quello che ho iniziato oggi con questo audio. E quindi questo te lo chiedo, voglio sapere il tuo parere. Poi ripeto, ho bisogno del contributo di ciascuno. Quindi ascoltatrici, ascoltatori, fate le vostre ricerche indipendenti e condividetele qui con me e con gli altri. Per il momento sono raggiungibile a info@miglioriamo.it mandatemi pezzi di notizie che possono essermi sfuggite, pezzi di notizie che volete che commentiamo insieme, le vostre riflessioni per iscritto, in formato audio. Se sono scritte potrei leggerle in un audio futuro, se sono audio potrei riprodurre il tuo audio, o potrei anche decidere di intervistarti e magari facciamo un pezzo di trasmissione insieme, in una eventuale ipotetica futura puntata di questo audio, sempre e solo se mi fate capire che c'è interesse. Um, se sei un blogger, per favore linka, metti un link a questo audio. Il link dovrebbe andare a miglioriamo.it tempo di cambiare. Miglioriamo.it slash tempo di cambiare. Quindi, se sei un blogger, fai un bel link e eh, consiglia questa pagina. Penso che questo audio sia almeno importante. Se non sei un blogger, o anche se sei un blogger, per piacere fai ascoltare questo audio ad almeno altre 5 persone perché ritengo che ci siano informazioni idee, conoscenze importanti che tutti hanno bisogno di conoscere in questo momento fai ascoltare questo audio da almeno altre 5 persone e lascia il tuo commento sul mio blog miglioriamo.it slash tempo di cambiare invita 5 persone ad ascoltare questo audio e invita anche loro a lasciare il proprio commento sul blog wow credo di averti frastornato abbastanza per oggi eh, ti saluto Uh, fammi sapere se c'è uh, interesse o meno a che io continui. Eh, da soli non possiamo fare niente, però insieme possiamo ispirare le persone che credono nella libertà, nella felicità e nella responsabilità.